Intanto io voglio vedere la Grand Final. Aspetta. Grand Final, che la stessa ma a parti invertite. Esattamente. Vediamo se è un button check. No, non è un button check. Vediamo se Mirko riuscirà a rimettere la situazione nel suo stato di grazia, ovvero Mirko 1, Tuna 2. O se Tuna riuscirà a mantenere il momentum che aveva prima. Ci ha riprovato! Vediamo se Tuna riuscirà a spodestare il Duca. Ma il Duca con sti counter fa come Vasco, dice no? Apprezzate la citazione di uno dei più scarsi cantatori italiani di sempre. Addirittura. Mamma mia. Dai ragazzi, Sirius Talk dopo Bollicino e Vasco non esiste più. Comunque. Hai sentito che Zucchero ha vinto la targa dentro? No. Adesso lo sai. Grazie. Quindi per la carriera? No, per la targa Tenco, per songwriting. Ha scritto una canzone particolarmente bella, evidentemente. Ci sta. Le parole, non il testo. Apprezzo che l'abbiano chiamata Tenco, allora. Sì, Tenco. Ma intanto, tornando al match, Tuna è costretto a inseguire. Lo tiene a ledge e non torna. Sì, mi piace come Mirko vada a prendere Tuna nei meandri dell'inferno con l'app B, ma non riesce quasi mai a connetterlo perché Tuna è molto più paziente di Mirko e sa benissimo che Mirko, per quanto può scendere, non può scendere tanto quanto Sonic con un salto. Vero? Vediamo se adesso con Mirko basterebbe obiettivamente una grab o un qualsiasi aerial che non sia Altair. Esatto, potenzialmente con una grab e un up throw sarebbe fuori qui. Beh, potenzialmente, minchia, 160 con 90 di rage, se non esplode mi sorprendo! Sbaglio la recovery, peccato. Ma forse penso lo abbia gimpato in qualche... Non ho visto bene la situa, onestamente. Può essere che gli abbia afferrato male i comandi, non gli abbia preso il salto, magari. Sì, ricordiamo che Mirko riesce a fare tutte queste cose con Wiimote Nunchuk. Up tilt, intanto. Up tilt che è abbastanza rara come da vedere come kill move, però esiste. Sì, diciamo che a quella percentuale non avrebbero ucciso probabilmente jab e da un tilt. Forse anche... No, B. Le altre dove... No, la dove? B avrebbe ucciso. Dipende da dove. La B a 120 sul bordo secondo me. Beh, già ucciso. Sul bordo sì, anche per io. Dipende da lei. Tanto... Tuna spende il suo tempo. Sì, Tuna adesso sta facendo... Tuna. A me piace descrivere Tuna come un Sonic non canonico perché è bravissimo anche nella situazione offensiva e non fa solo il waiting game. Oh, legge! Lo spot. Recupero alto, fa bene Tuna perché lì basta bombare. Ciao. Penso che quel counter sia stato un misclick, ma intanto Mirko per... No! Peccato! Un SD a testa! Ha calcolato male il tempismo, le distanze... Probabilmente pensava di atterrare con quel bear. Sì, intanto Lucina dice al padre di aver vinto. Minchia, Lucio Fontana, levati. 1-0 per Mirko. 1-0 per Mirko. Erduca. Ricordiamo come funziona. Se Mirko vince sto set, c'è il reset e quindi si arriva a un altro set, dove Mirko
se lo vince, vince il torneo, mentre se Tuna vince questo set, ha vinto il torneo perché non c'è il risultato. Esatto, quindi Tuna ha ancora come minimo 5 game per aggiudicarsi il torneo, ma penso che Mirko gliela farà sudare abbastanza. Diciamo che Mirko ne ha bisogno mentre Tuna ne ha a disposizione. Mi piace come l'hai messo. Piace come descrizione. Assai. Hai visto? Che poeta, Cesare Rossi poeta. È per questo che probabilmente mi pagano per scrivere cose. No. E tanto buona Lucina e il buon Sonic stanno avendo un match molto equilibrato tra i due. Cercato l'edge trump, ma è stato troppo frettoloso Mirko, che tra l'altro ha capito che scendere così in fondo contro Tuna non è utile, perché Sonic con un salto devi davvero andarlo a prendere al limite della blast zone a momenti. Intanto jab to fair che potrebbe uccidere. Tuna con una recovery aggressiva che paga e riesce a prendere la prima scelta. Scelta davvero, come il game precedente Tuna con uguale al game precedente. Esatto, uguale al game precedente. Due opzioni ottime da parte dei nostri giocatori che vengono appunto premiate. Down in City, intanto, che dovrebbe portare più vantaggio a Sonic che a Lucina, anche se Lucina, come ho detto in precedenza, non ha uno stage brutto dove andare, come nemmeno Sonic d'altronde. Ottima pazienza da parte di Mirko, che non si fa prendere dallo spin dash da parte di Sonic. Sonic che... Sonic? Tu a chi? Ci è mancato proprio per il gimp. Forse doveva aspettare con la recovery. Sì, perché certo. Secondo me l'aveva già ucciso con il drag down del fair. Però non ho visto nemmeno se Mirko aveva ancora a disposizione il salto o meno, quindi non mi addentro in queste discussioni. Giochi di roll, mind games, non so a che layer siano. Molto, penso molto molto profondo, perché entrambi sono giocatori che si conoscono ormai da 5 anni. Esatto. Dall'uscita del gioco 2014, giusto? Sì. Il gioco uscito. Riesce a prendere il Boir. 4 in verità. E siamo uno pari. Intanto Rico con la sua edginess. Ehi, lanciami da addosso. Rimetterti lì nella cintura. Esco un po', esatto. Mettiti lì come la zozzona che sei. Esatto. 3, 2, 1. In 3 ancora su. Sopravvolando. No, su. Sì, sopravvolando il pueblo. Sopravvolando il pueblo. Salutiamo gli spagnoli che hanno dei nomi così divertenti per questo gioco. Come il pueblo smash è sopravvolando il pueblo. E attenzione. Mirko che si porta ancora in vantaggio in una situazione a lui molto familiare, molto comoda. Esatto, ma con questa grab penso che pareggerà i conti, infatti. Esatto. Diciamo che la cosa che vedo è Tuna che si fa prendere, capisce come Mirko vuole impostare il gioco e poi gioca di conseguenza. Esatto. Almeno a me sembra così la situazione. E tu oggi lo vedo particolarmente sveglio, studiato, come direbbe lui. No, Mirko lo vedo più che non studiato, preoccupato. No, dico. Sì, Mirko secondo me preoccupato per la situazione, perché non si aspettava di essere overwhelmato così tanto da Tuna. Che ricordiamo, Mirko ormai nel Ducato non perde tornei da un anno e mezzo, può essere? Sempre.
No, no, uno l'ha perso, un Nemex l'ha perso, me lo ricordo. Ah, è vero, da Tuna sempre. Da Tuna, tra l'altro. Esatto. Con questo... DSP, me lo ricordo ancora. Questo a riconfermare il fatto che siamo di fronte a due giocatori costanti. Esatto. Giusta per definirlo, per me è costante. Tanto Sonic, svantaggio di uno stock, ma... Sta cercando una kill questo Sonic, però Mirko riesce a tenerlo fuori con i suoi tilt. Sì, diciamo che... Guarda, cerca una kill di Bertro, ma Mirko è già pronto e rolla via. Ha provato una smash che... Non sono d'accordo. Parlando di, del nuovo gioco che sta per uscire, cioè Ultimate, quando è che si prendono nuove notizie? Si scambiano colpi, una grab dell'uno, una grab dell'altro, ma Mirko mantiene il suo vantaggio. Tuna riesce a condizionare molto bene le roll di Mirko, non è la prima che gli legge. Rischioso. Tanto c'era quasi, bravo Tuna che l'ha lasciato. Sì, Tuna ha fatto, si è preso un male minore. Tuna è impazzito con questo game. No, è una cosa che fa Tuna spesso anche per sconfifferare l'avversario. Non muore, preso, ma muore col fair, no, neanche. Non muore proprio. Diciamo che in questa situazione Lucina, facendo citazioni cinematografiche, un po' Sean Connery in Highlander. Se nessuno l'ha visto, infatti muore. Mentre Tuna è il ragazzo brutto e cattivo, il cattivo principale. Ci saremmo sti spoiler? Sti spoiler, porca puttana. Se non avete visto un film di 40 anni fa non è un problema mio. C'ha ragione Cesare. Dopo 40 anni il finale va detto. Che cazzo. Alla fine Bono vince, ok? Tanto FD Game 4. Sì, FD è il primo cambio di stage dopo... Quanti? 6 game? Winner Final, più 3 adesso. Non ho visto la... Sì, la sì, perché final. La Winner Final l'hanno fatta tutta su Town NC. Ok. Questo quindi l'ha scelto Mirko. Questo l'ha scelto Mirko? È una scelta strana perché di solito lo banna questo stage. Però storicamente parlando nei giochi Marte, cloni di Marte, se la cavano molto bene su FD. Porca puttana. Talmente che in melee Marta ha un matchup positivo contro Fox solo su FD. Sì, ma melee è un altro gioco. Sai come funziona, no? Cioè c'ha la chain grab da 0 a 100.000. Sì, sì, è sbroccata quella roba, infatti. Sì, quanto non funziona qua. Vorrei dire che Mirko è all'ultimo stop del torneo, probabilmente. Vorrei far notare sta cosa. Possibilmente, perché non sarebbe strano se recuperasse lo svantaggio. Vediamo se Mirko ha i cosiddetti guts o Tuna riesce a giocare nella maniera splendida in cui sta giocando tutto oggi, fuorché contro Cascone che stava per arrancare ma alla fine l'ha spangata. Sì, potrebbe essere stato proprio quel set a dargli la spinta in più. È vero, totalmente vero, perché diciamo che si è giocato, vogliamo ricordare che si è giocato l'onore, non è voluto andare sul sicuro. Mamma mia, attenzione, potrebbero essere gli ultimi istanti di questo torneo. Perché io che trade e Tuna vince, e il, Tuna torneo. Vince il torneo upset grande come una casa, raga, non così Tuna grande, ha vinto il torneo. Nessuno che dice un cazzo. Beh, va bene.